Amici di Stato Quotidiano, buonasera. Oggi siamo al Circolo Unione di Manfredonia e siamo in compagnia dell'autore, giornalista, editorialista Davide Grittani, questa sera qui a Manfredonia per presentare il suo ultimo romanzo, già candidato al premio Strega, Il Gregge. Eccolo qui. Allora, buonasera Buonasera. Davide. Ecco, lei racconta in questa storia quindi una campagna elettorale un po' brusca di un fascista, un fanatico fascista, quindi che si è candidato come sindaco. Sì. E quindi vuole mettere in evidenza la mediocrità, cioè che oggi nella nostra società predomina la mediocrità e quindi noi siamo tutti un gregge che preferiamo seguire un unico pastore piuttosto che porci delle domande, delle riflessioni, giusto? Più che fascista, diciamo così, a me interessava evidenziare gli estremismi, i fanatismi da una parte e dall'altra, diciamo così, che poi sono in qualche maniera direttamente collegati a quello che diceva lei, cioè alla mediocrità, l'idea di non sapersi esprimere se non attraverso slogan, attraverso urla, strilli, attraverso nessun concetto. Quello della campagna elettorale era l'espediente, forse, diciamo così, letterario migliore, è Per evidenziare questo il aspetto. periodo in cui si dicono una marea di sciocchezze, e quindi quello per evidenziare il fatto che diciamo così, la deriva assoluta della serietà, dell'etica, di una cosa che dovrebbe essere normale, invece in questo paese non solo è tollerata, ma in qualche maniera adottata come sistema, come metodo, che è la cosa che, diciamo così, personalmente mi preoccupa di più. Ecco, allora, volendo venire invece dal libro alla realtà, lei è anche pugliese, no? Quindi a Certo. Foggia c'è stata la campagna elettorale da poco, a Manfredonia ci sarà a giugno. Secondo lei, nella campagna elettorale di Foggia, di quella di Manfredonia, o comunque in generale nella vita quotidiana, succede quello che succede nel suo romanzo oppure no? Senta, Manfredonia e Foggia hanno un destino comune, quello di essere stati sciolti per la stessa ragione, cioè per infiltrazioni mafiose, e quello di Manfredonia recentemente essere, diciamo, caduto per ragioni, diciamo così, amministrative. Il punto più che questo, secondo me, è quello di trarre una lezione da quello che è successo, cioè il fatto che la cittadinanza abbia capito realmente cos'è successo e per quali ragioni è successo, e che quindi, come dire, traggo una lezione Da quello. di quello che potrebbe essere il futuro. Ecco, a me pare, diciamo così, che la cosa più importante sia proprio questa, cioè di prendere spunto dal passato, di capire che c'è la possibilità, Di un futuro diverso. anche attraverso un pensiero collettivo, insomma, di esprimere la propria opinione in maniera più sentita, forse anche se posso dire, ecco, nel caso, parlo per le cose che conosco meglio. Nel caso della città di Foggia, anche più intelligente, se posso, in maniera più intelligente. Allora ringraziamo Davide Grittani e quindi ricordiamo che Grazie a in tutte voi. le librerie, anche online, il Gregge. Grazie a voi. Grazie.